Voglio raccontarvi una storia. Un giorno, un professore, prima della sua lezione di filosofia, entrò in classe e mise sul tavolo un barattolo con dentro dei grossi sassi e chiese a tutti i suoi alunni: «Questo barattolo, secondo voi, è pieno?» E loro risposero: «Sì». Allora, prese dei sassolini più piccoli e iniziò a riempire il barattolo. Chiese ai suoi alunni: «Questo barattolo è pieno?» E loro di nuovo risposero: «Sì, certo». Prese della sabbia e iniziò a riempire il barattolo fino all'orlo. E chiese: «Bene, ora questo barattolo vi sembra pieno?» E loro all'unanimità dissero: «Ma sì!» Non contento, prese due bicchieri di vino e li mise dentro il barattolo. La sabbia assorbì tutto il vino. I ragazzi scoppiarono in una risata enorme e un po' stupiti guardavano il professore. Lui disse: «Bene, voglio che consideriate questo barattolo come la vostra vita. I sassi sono le cose importanti per voi, la vostra famiglia, i figli, la salute, la casa. I sassolini più piccoli sono le cose che contano, l'automobile, il lavoro. E invece la sabbia sono le piccole cose». Beh, lui disse: «Se nel barattolo mettiamo prima la sabbia, non ci sarà più spazio per i sassolini e per i sassi. Così nella vita, se noi riserviamo tutto il nostro tempo e l'energia alle piccole cose, non troveremo mai lo spazio per le cose importanti, quelle che ci rendono davvero felici. Quindi, portate fuori il vostro compagno, dedicatevi alla vostra famiglia, controllate la salute, ma soprattutto trovate tempo per dare voce ai diritti dei bambini. Definite le vostre priorità. Tutto il resto è sabbia per mettere a posto la casa e buttare l'immondizia. Ci sarà sempre tempo». A quel punto però, una studentessa chiese al professore: «Va bene, ma e il vino cosa rappresenta?» E il professore disse: «Grazie per la domanda. Il vino serve a dimostrare che per quanto sia piena la nostra vita, c'è sempre spazio per bere un paio di bicchieri di vino con i nostri amici».